benvenuti nel canale televisivo sportivo. Oggi con le ultime notizie come: a meno di una settimana dall'inizio della stagione di Serie A, le squadre completano il loro assetto tecnico, con due portieri che cambiano club. Rivoluzionata la linea difensiva della Lazio che rispetto alla scorsa stagione ha completamente cambiato la squadra di portieri a disposizione di Maurizio Sarri. Il tecnico ha ottenuto gli arrivi che aveva richiesto, il portoghese Luis Maximiano, lo scorso anno al Granada, e Ivan Prove della cui firma è stata annunciata oggi. Serie A, due portieri cambiano. Prove lascia dunque lo Spezia, grande protagonista della seconda stagione consecutiva degli Aquilotti in un Serie A. A questo punto spetterà a Sarri capire come gestire la concorrenza per il ruolo da titolare considerando le ambizioni di Maximiano, che non ha esperienza di Serie A, ma è reduce da un ottimo campionato in Spagna, e l'esperienza di Prove che si è dimostrato assolutamente all'altezza nel corso dell'ultima stagione. Il caso Milinkovic-Savic. La Lazio resta in difesa sul cartellino di Sergei Milinkovic-Savic che avrebbe numerose richieste dall'Italia e dall'estero, in particolare dall'Inghilterra. Si continua a parlare di un potenziale interessamento della Juventus. Ma il presidente della Lazio non scende sotto il prezzo del cartellino che ha stabilito, 60 milioni di euro. Cash, e senza contropartite tecniche. Dall'apostrofo Inghilterra si parla di un interessamento del Manchester United che sta valutando un piano B se, come sembra, Cristiano Ronaldo alla fine lascerà il club considerando anche gli ultimi sviluppi e la brutta sconfitta degli inglesi all'esordio al campionato. Juventus invece bloccata dalle cessioni e in particolare dalla partenza di Arthur. In porta per lo Spezia giocherà l'ex Viola Drangovski passato ai bianconeri, 2 milioni di euro più bonus. Lunedì visite per Provedel, martedì a Spezia per Drangovski, subito disponibile per l'esordio in campionato proprio contro la sua ex squadra, l'Empoli. Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.